Perché il valore fondamentale è quello della persona umana. Allora, parlare tanto di valori e non partire concretamente dalla persona, soprattutto dalla persona che soffre, che è in difficoltà, è retorico. Allora bisogna partire dalla persona. Quale persona? Quest'ultima domenica in tutte le chiese italiane abbiamo fatto una colletta per dare 500 euro al mese a famiglie di 5 persone e sappiamo che in Italia, non in Africa, c'è gente che soffre la fame e per la quale 500 euro al mese per 5 persone è la differenza fra la vita e la morte. Io vorrei proporre a tutti qui, per rendere concreti i discorsi sui valori, perché non facciamo una mozione in Parlamento che chieda al governo di dare una somma uguale a quella raccolta dalla Chiesa alla Caritas, in modo che arrivi direttamente ai poveri senza passare o perdersi per i cunicoli della pubblica amministrazione, per venire incontro a quella parte importante. 5,3% dice l'Istat, non so se è vero, ma lo di IRPEF in più da destinare a questo. Proposto, ma il problema è che intanto non vota mai nessuno. Cominciamo col fare questo. Allora, prendiamo per buona l'ultima proposta e vediamo se dopo firmate, facciamo un comunicato comune. Certo. Breve sigla, parte conclusiva. Poi naturalmente dopo vi lasciamo vedere se questa è soltanto una boutade, se invece poi è possibile. Non è così difficile, non si tratta di molti soldi. Lasciatemi dormire perché una giornata. Domani, dopodomani 24 ore. mattina sono in ufficio, vi mando. E Però vigileremo. potete ovviamente cambiarla, correggerla, Meno migliorarla. La nostra fotografia ammette, Meno male. le hanno messi proprio, non si guardano neanche Bossi e Di Pietro, che molti hanno considerato i veri vincitori di queste elezioni. Di fatto comunque si tratta di conferme importanti, di una vittoria importante, sempre all'interno dello schieramento e sempre non sono i primi partiti italiani. Comunque questo il permette una domanda, non riguarda tanto loro ma riguarda voi, e quindi io, cominciando da Massimo Polledri che sta a Milano, vi chiederei di porre una domanda a chi volete. Quindi, onorevole Polledri, una domanda a chi vuole di questo studio, e via via copriamo tutte le caselle. Una domanda a Tonini. Se dovessimo costruire in questi anni insieme un federalismo autentico per togliere le differenze che oggi ci sono tra la gestione centralista e fare un'Europa veramente federale, ci stareste? Risposta e poi domanda a chi vuole. Un'Europa, un'Italia forse volevi dire Un'Italia, veramente un'Italia. federale? Assolutamente sì. Cioè, noi abbiamo detto che volevamo confrontarci nel merito e questo è stato fatto in Parlamento. Adesso abbiamo fatto con la nostra astensione una legge quadro sul federalismo, adesso bisogna discutere nel merito decreto per decreto, perché adesso il governo deve fare dei decreti attuativi della legge sul federalismo e noi continueremo a confrontarci nel merito con l'intenzione di costruire un sistema di finanziamento delle autonomie locali che sia più equilibrato e più efficiente, che consenta maggiore autonomia agli enti locali e maggiore efficienza nella spesa pubblica. È una sfida difficilissima, credo che sia una cosa per la quale vale la pena confrontarsi in maniera seria. Allora, un interlocutore per Tonini, come si fa nei giochi dei bambini, una a testa. Domanda a chi? Domanda Annania, sulla questione del referendum che c'è il 21, quale sarà in concreto l'atteggiamento del PDL? Perché oggi abbiamo sentito, come dire, una certa retromarcia rispetto a una dichiarazione che c'era stata di forte impegno del PDL su questo terreno. Sarà così o no? Penso che sarà difficile il 21 di giugno, un impegno per il 21 di giugno. Personalmente io ho detto che sono favorevole, andrò a votare, voterò sì, ma lo considero come l'apertura di una partita, non la chiusura. Cioè sono favorevole a che vinca il sì, ma al fatto che si ponga con forza un problema di quale legge elettorale e quindi di quali riforme. Quindi in questo contesto, ecco, condivido un po' quello che dice parte del Partito Democratico,
se il referendum vincesse, dovremmo considerarlo l'avvio di una nuova fase sulla legge elettorale, non una chiusura, perché questa legge elettorale a me non sta bene, non piace per nulla, e penso che gli stessi obiettivi di stabilità e di difesa del bipolarismo si possono raggiungere con leggi elettorali che consentono quantomeno all'elettore di scegliere i propri rappresentanti. Nania, a lei chi sceglie per il ballo della scopa? Che ne pensi tu su questo tema? Che di fronte? Scelgo Vedica, perché allora che siamo nemici. No, noi sul referendum lo faccio parlare col nemico. Molto più chiari. Abbiamo ammesso di aver partecipato alla firma del referendum e abbiamo anche ammesso di aver sbagliato a firmare, perché quella firma oggi come oggi ci portava al monarca assoluto, ma detto non più a un nemico, ma a un monarca assoluto, e per questo abbiamo deciso appunto di non votare il referendum, spiegando che avere il coraggio di dire a chi, ai cittadini che hanno firmato insieme a noi il perché abbiano sbagliato, credo che sia un gesto di responsabilità e di trasparenza che il nostro partito Italia dei Valori sta portando avanti. Io la domanda appunto che faccio a professor Buttiglione è una, visto che lui appunto ha lanciato questa bella mozione che sicuramente da parte dell'Italia dei Valori viene sottoscritta, ma perché non facciamo invece un'unica mozione per quello che riguarda, non raccontando naturalmente le bugie, ma aiutare come fondo, come tassa di scopo questi benedetti disoccupati che restano mesi e mesi senza lavoro e non hanno una lira da spendere? Come? Noi abbiamo detto di devolvere l'intero stipendio, noi l'abbiamo fatto, credo 10 o 15 deputati per l'Abruzzo, perché non devolviamo 2 o 3 mesi di stipendio dei parlamentari a questa tassa di scopo che racchiuderebbe almeno una cifra che va intorno a milioni di euro come tassa di scopo per aiutare questi disoccupati, un gesto di solidarietà a chi come elettori ci mandano in Parlamento per legiferare anche cose di questo tipo.